La civiltà dei Sumeri si sviluppò verso il 4000 a.C. nella vasta pianura del sud della Mesopotamia, limitata a est dai monti Zagros e attraversata dai fiumi Tigri ed Eufrate, che sfociano nel Golfo Persico. L'antica parola greca Mesopotamia significa infatti in mezzo ai fiumi. Fu proprio in questa zona che un popolo nomade si stanziò e costruì villaggi e alcune grandi città, tra cui Nippur, Uruk, Ur e Lagash. La regione prese il nome di Sumer, che significa paese coltivato, e i suoi abitanti vennero chiamati Sumeri. Lungo le rive del Tigri e dell'Eufrate c'erano paludi e crescevano canneti, palmeti e boschi di pioppi. Qui i terreni erano fertili e venivano coltivati. Dove la vegetazione finiva, si estendeva il deserto. Sui monti a est c'erano foreste di pini e querce. Molti erano gli animali selvatici: leoni, sciacalli, pantere, elefanti, struzzi e rinoceronti. Nei fiumi e negli stagni vivevano anatre, pescigatto, carpe, granchi e tartarughe. Il clima era arido e caldo vicino al mare e in pianura, mentre sui monti faceva freddo e pioveva molto durante l'inverno. La civiltà dei Sumeri si sviluppò e durò fino al 2000 a.C. circa, quando il popolo nomade dei Babilonesi conquistò alcune città sumere e si stanziò in quelle terre. I Sumeri vivevano in villaggi e in città lungo le rive dei fiumi. I contadini coltivavano la fertile pianura. Avevano costruito una fitta rete di canali e di pozzi per irrigare le terre aride, piccole e semplici dighe per regolare il flusso dell'acqua nei canali. Nei campi coltivati producevano cereali come frumento e orzo. Per mangiarli li trasformavano in farina e producevano focacce e farinate. Coltivavano anche ortaggi come cipolle e cetrioli, legumi come lenticchie, piselli e fave, piante del lino e della canapa per produrre fili da tessere in stoffe, molte piante da frutto come le palme da dattero, fichi, meli, melograni, mandorli, noci, peri e albicocchi. I Sumeri si dedicavano anche all'allevamento degli animali per il latte e la carne. Allevavano bovini, asini, pecore, capre e maiali. Per primi utilizzarono i buoi per tirare l'aratro. Usavano attrezzi da lavoro come falci, zappe e aratri, costruiti di solito in legno e in pietra, molto raramente in metallo. I Sumeri erano abili artigiani e le città erano ricche di botteghe dove si potevano trovare stoffe di lana, abiti, ceramiche e oggetti d'uso quotidiano. I Sumeri, inoltre, sapevano lavorare i metalli. Conoscevano il rame e lo stagno e impararono a fonderli insieme per ricavarne il bronzo, un metallo molto resistente. Con il bronzo realizzavano utensili agricoli, armi e altri oggetti. Gli artigiani intagliavano anche le pietre dure, come i lapislazzuli, per produrre raffinati gioielli e statuette. I Sumeri barattavano con altri popoli una parte dei propri prodotti agricoli e manufatti artigianali, in cambio di materie prime, rare in Mesopotamia, come i metalli e il legname. Gli scambi commerciali avvenivano con i popoli che abitavano le terre dove oggi si trovano il Libano, l'Egitto, l'India e l'Afghanistan. I Sumeri trasportavano le loro merci su piccole imbarcazioni a vela e navigavano lungo il corso dei fiumi raggiungendo il mare aperto. Per il trasporto terrestre usavano invece i carri che si muovevano su ruote. Secondo gli storici, furono proprio i Sumeri a inventare i primi veicoli a ruote. Fin dai tempi più antichi, i vasai usavano la ruota per modellare l'argilla. I Sumeri utilizzarono la ruota anche per far muovere i carri. La ruota sumera era piena e formata da due semicerchi di legno uniti tra loro da assicelle. Quattro ruote venivano poi fissate al carro. L'uso della ruota e del carro rivoluzionò il sistema dei trasporti e facilitò i contatti tra popoli diversi. Inoltre favorì il commercio, poiché sui carri era possibile caricare merci molto più pesanti di quelle trasportate in groppa agli animali. I Sumeri inventarono anche i mattoni d'argilla, con i quali costruivano le abitazioni. La tecnica di preparazione di questo materiale da costruzione era molto semplice. Impastavano l'argilla con acqua e paglia, versavano l'impasto in stampi e poi lo lasciavano seccare al sole.
Nella terra di Sumer sorgevano alcune città tra cui Ur, Lagash, Nippur e Uruk, che era la più importante. Ognuna formava uno stato perché era indipendente dalle altre ed era governata dal proprio re. Inoltre aveva un esercito e leggi proprie. Gli storici hanno definito città-stato questo tipo di città. Le città-stato erano spesso in lotta tra loro, ma avevano buoni rapporti commerciali con altri popoli. Ogni città era autosufficiente, perché al di fuori delle mura si estendeva un vasto territorio con campi coltivati e pascoli. Gli archeologi hanno scoperto che Uruk era circondata da imponenti mura difensive, lunghe quasi 10 km, e aveva più di 50.000 abitanti. Per quei tempi era una città davvero grande. Al centro di ogni città sumera c'era una grande e altissima costruzione in mattoni, la Ziggurat. Essa comprendeva sia il tempio, posto in cima, sia i magazzini per conservare le scorte di cibo. Le Ziggurat erano quindi il centro religioso ed economico delle città. La città era governata da un re chiamato Lugal, cioè Grande Uomo. Il re era a capo dell'esercito ed era anche il giudice supremo. I sacerdoti erano le persone più potenti dopo il re e lo aiutavano ad amministrare la città. Celebravano i riti religiosi, conoscevano le tecniche per coltivare i campi ed erano esperti di medicina e di astronomia. C'erano poi gli scribi, che erano le uniche persone che sapevano scrivere, e i soldati. Gli artigiani, i commercianti, i contadini e i pastori formavano il popolo ed erano obbligati a versare i tributi. Infine esistevano gli schiavi, per lo più prigionieri di guerra, che avevano perso ogni libertà e svolgevano i lavori più faticosi. Le donne sumere venivano educate fin da bambine a badare alla casa e ai membri della famiglia. Tuttavia, potevano anche acquisire conoscenze utili per intraprendere veri e propri mestieri. Inoltre, nella società sumera c'erano donne che sapevano leggere e scrivere, al pari di veri e propri scribi professionisti. Fu proprio una donna, la sacerdotessa Eneduanna, la prima persona nella storia dell'umanità a scrivere poesie. I sumeri erano politeisti, cioè credevano nell'esistenza di molti dei. Le persone cercavano di ottenere il loro favore con riti e preghiere. I sacerdoti erano molto importanti, perché avevano il compito di indicare agli uomini la volontà degli dei. Gli dei più importanti erano legati alle grandi forze della natura. Ogni città aveva un dio protettore. Gli abitanti di Nippur, per esempio, dedicarono il loro tempio al dio Enlil, il dio del vento, divinità molto potente che poteva scatenare una tempesta e rovinare i raccolti. Altre città erano invece protette dal dio Anu, il cielo infinito. Altre ancora da Enki, dio dell'acqua. Molto venerata era anche Inanna, dea dell'amore e della fertilità. Il luogo principale di preghiera era il tempio, dove gli dei venivano rappresentati in forma umana, oppure sotto forma di animale. Alle divinità venivano sacrificati buoi e capre, oppure venivano offerti cibo e birra. I Sumeri non inventarono solo la ruota e i mattoni, idearono anche la prima forma di scrittura. Questa invenzione nacque da necessità pratiche. I sacerdoti dovevano tenere il conto dei tributi versati dai sudditi, cioè dei prodotti che i contadini portavano al tempio. Siccome non potevano ricordarseli a memoria, cominciarono a incidere dei segni particolari su tavolette di argilla umida. La cannuccia usata per incidere l'argilla aveva la punta a forma di cuneo, cioè di triangolo. Per questo, la scrittura dei Sumeri viene detta cuneiforme. Coloro che si specializzavano nella scrittura erano chiamati scribi. Imparare a leggere e a scrivere richiedeva molti anni di studio, e solo poche persone potevano permettersi di frequentare le scuole. I sacerdoti sumeri, dalle terrazze della Ziggurat, osservavano il cielo e le stelle, perché credevano che gli astri influenzassero la vita umana. Nacque così l'astronomia, che è la scienza che studia il cielo, le stelle e i pianeti. Grazie all'osservazione e allo studio del cielo, i Sumeri realizzarono il primo calendario della storia. Anche l'aritmetica e la geometria progredirono, perché erano indispensabili per misurare i campi, contare le greggi e pesare i raccolti. Prima di concludere, una curiosità.
Quella che vedete nella foto è la mappa della città di Nippur. Siamo di fronte ad una delle rappresentazioni cartografiche più antiche al mondo. Bambine e bambini, abbiamo conosciuto la prima grande civiltà della storia. Spero che l'abbiate trovata interessante. Ricordatevi che ci sono ancora moltissime cose da scoprire sui Sumeri. Quello che abbiamo fatto noi è solo un piccolo assaggio di questa grande civiltà che ha segnato la storia dell'umanità. Ci vediamo alla prossima puntata in compagnia dei babilonesi. A presto!